Peppe Melone, un ritorno al Palo Alberti, un luogo che conosci benissimo, una città che ormai hai sposato in tutto per tutto, 30 anni hai detto in conferenza che sei qui a Barcellona, con quale spirito stai affrontando questa nuova esperienza e questo nuovo ruolo? Allora, lo spirito sicuramente è pieno zeppo di entusiasmo e di voglia di fare. È chiaro che si è scontrato praticamente quasi subito col lavoro che c'era da fare e che dal punto di vista proprio impegnativo e psicologico non era sicuramente dei più facili. Però penso che la settimana più brutta l'abbiamo passata, con oggi finisce, ora si può pensare esclusivamente alla partita di domenica, sperando di aver portato qualcosina in più. Chiaramente stravolgimenti non ce ne possono essere, ma almeno dal punto di vista della serenità e della tranquillità del gruppo, di aver dato una mano a far sì che domenica i ragazzi scendano in campo pensando solo a divertirsi e possibilmente a vincere. Ecco, quello che è emerso dalle prime prestazioni della squadra, l'abbiamo detto anche in conferenza stampa, è un po' questa mancanza di esperienza e capacità di gestire certi momenti della gara. La tua esperienza certamente non può entrare in campo, anche questo l'abbiamo detto, però sicuramente le tue parole, i tuoi suggerimenti prima e dopo la partita saranno un fattore in più per questi ragazzi che hanno bisogno di un punto di riferimento anche in questo. Ti do ragione e credo anche di essere riuscito da questo punto di vista a far capire che magari anche solo la parola scambiata con me poteva essere motivo di miglioramento per loro, senza fare chiaramente miracoli né portare pozioni magiche, perché sarei stupido a dirlo, ma sinceramente, ecco, dare una sponda, una spalla su cui poggiarsi, qualcuno dietro cui provare anche a proteggersi per essere più forti, è questo che ho provato a fare. Credo che qualcosa si sia smosso. Come hai detto tu, la giovane età non aiuta, non c'è una persona di carisma ed esperienza all'interno del gruppo, quindi si può uscire solo se tutti quanti fanno fronte comune e se tutti quanti riescono ad avere una sana tranquillità per andare in campo senza pensare alle quattro sconfitte. Ecco, le quattro sconfitte hanno anche evidenziato una necessità di intervento proprio per dare quell'esperienza in campo, e da questo punto di vista sul mercato state lavorando più su questo aspetto che sul ruolo che vi manca, che pensate che sia più carente, diciamo, in questo organico? Come ho detto anche in conferenza stampa, ci tengo a precisare che questo movimento che faremo è stato condiviso prima con la squadra. Da giocatore mi dava altamente fastidio sapere che la società fosse sul mercato mentre io ero in campo, quindi ho condiviso con loro che, vista la situazione e vista la partenza, gioco forza è innegabile che la società deve fare qualcosa per correre ai ripari. Non so dirti, come ho detto anche in conferenza o non ricordo in un'altra intervista, almeno so benissimo dove interverrei, però il mercato non ce lo permette facilmente, perché è un momento complicato, sono passate 4 giornate, chi è rimasto a spasso è magari un profilo che sta aspettando la binazionale e non scende in vinta regionale dopo 4 giornate perché spera ancora di andare al piano di sopra, viceversa gli altri probabilmente non fanno al caso nostro o non sono quell'addizione che ci permetterebbe di avere, come hai detto tu giustamente, una persona capace, forte ma anche esperta. E siccome, come ho detto in conferenza, non mi va di fare un movimento semplicemente, d'accordo anche con la società, non mi va di fare un movimento tanto per farlo, per presentare il giochino, il gioiellino, la figurina al pubblico. A me serve uno che dia una mano a questa squadra e mi serve anche abbastanza pronto dal punto di vista dell'esperienza.